Buongiorno. Ciao. Buongiorno, sono qui da Birichina per fare la puntata del podcast Domande filosofiche per adulti strani. Adesso stiamo riprendendo dall'aula lettura della scuola Leone Fontana insieme alla quarta A. La scuola è dell'Istituto Comprensivo Gino Strada e adesso direi che possiamo iniziare. Oh, Etta, ma che ti dimentichi di me? Sì, e lui è Gabriel. Adesso possiamo iniziare. Bene. Allora, buongiorno, come ti chiami? Buongiorno, ciao bambini, mi chiamo Giorgio Vincentelli e sono lo zio di Ada. Possiamo sapere la tua età? Sì, ho 41 anni, quasi 42 a gennaio. Sembri più giovane. Grazie. Che lavoro fai oggi? Faccio il pasticcere. Bel lavoro. Cioè non oggi, di solito oggi non lavoro, però da martedì alla domenica faccio il pasticcere. Era il lavoro che sognavi di fare da piccolo? Da piccolo sognavo di fare il pompiere, in realtà. Va bene, un bel lavoro, devo dire. Hai ancora un sogno nel cassetto? Ma un sogno nel cassetto è essere felice, riuscire ad avere del tempo libero per fare le cose che mi piacciono, anche se comunque col lavoro che faccio sono molto felice perché è quello che mi piace fare, quindi lo prendo anche come se fosse un po' tempo libero. E questo, direi. Secondo te gli adulti sognano ancora? Certo che sognano ancora. Sempre, è importante. È solo che la maestra ci ha detto che non tutti, cioè ci sono adulti che hanno raggiunto una certa età. Quindi, cioè. Vabbè, però dipende, quando dormono sognano, quelli che non sognano quando sono svegli. Però si sogna anche da svegli, insomma. Ti senti libero come quando eri bambino? Questa è una bella domanda. Libero come quando eri bambino? Direi in molte situazioni sì, e in alcune però bisogna seguire certi parametri che ti impone la vita quotidiana, quindi non proprio come ero quando ero bambino, forse un pochino meno, dai. Cos'è la libertà per te? La libertà direi che sentirsi durante nella vita sentirsi padrone di quello che vuoi fare, cioè insomma cercare di non farsi imporre certi dettami dalle persone con cui hai a che fare durante la vita, durante la quotidianità. Quello è. Ok, per te cos'è la libertà? Cioè, scusa, la rabbia. La rabbia? Sì. La rabbia è un sentimento che bisogna tenere sotto controllo, che bisogna non avere, cercare di evitarla, e serve per sfogarsi, però bisogna cercare di non utilizzarla. È sempre negativa? La rabbia è negativa. Direi che la rabbia è sempre negativa, sì. Okay. Io a volte mi arrabbio con i cuscini. Con? I cuscini. Con i cuscini? Sì. E quindi li prendi a pugni? Tipo, mi voglio sfogare perché non so perché, e quindi in pratica inizio a picchiare il cuscino. Vado sul letto di mio fratello, prendo un cuscino. Se picchi i cuscini va benissimo. Salto sopra. E poi? Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Il segreto dell'amore e dell'amicizia. Il segreto dell'amore e dell'amicizia è essere contenti e felici con la gente che ti circonda. Quindi bisogna cercare di avere tanti amici, bisogna essere sinceri con le persone e bisogna comunque circondarsi di persone a cui dare del bene e ricevere del bene. C'è differenza tra amore e amicizia? C'è differenza, certo,
L'amore solitamente lo provi per una persona nella vita, solitamente così, magari poi anche parlo per più persone, però l'amore è più un sentimento riservato magari, invece l'amicizia puoi provarla in maniera più aperta verso altre persone. Forse quello è la differenza. Beh, se per te è questo, noi non dobbiamo correggerti le risposte perché noi siamo qua, ti stiamo facendo queste domande per sapere delle cose che secondo noi, gli adulti possono sapere, quindi noi non Certo, possiamo darti torto o neanche ragione. dei consigli, giusto? Ti faccio una domanda un po' brutta. Cosa Dimmi. ti viene in mente quando pensi alla morte? Quando penso alla morte, questo mi viene in mente, ma solitamente non ci penso, però se proprio mi fai questa domanda e devo risponderti, mi viene in mente che la vita è fatta da un ciclo, da un inizio e da una fine, come tutto quello che ci circonda è questo. E quindi la morte è la fine di un ciclo di vita. E si ripete, sempre nella natura in generale. Adesso dopo queste 7 domande ti chiediamo l'ultima, che Dai. ci puoi, adesso ci puoi chiedere il segreto, ci puoi dire il segreto della felicità. Il segreto della felicità. Se lo sai, ovviamente. Allora, se lo sapessi, diciamo che sarebbe tutto molto più facile. Però nessuno lo sa, in realtà, qual è il segreto della felicità. Il segreto della felicità, potrei dirti che potrebbe essere appunto essere circondati da persone che ti rendono felice. Quindi passare le giornate con gente a cui che voglio bene e che ti danno felicità da questo punto, che ti ricambiano con questo sentimento. Ok, da noi è tutto, grazie per essere venuto qua e spero di rivederti presto, ciao. Grazie, anche a me è stato piacere.